come registrare podcast e video interviste da lontano con la stessa qualità che avremmo se fossimo nella stessa stanza con Riverside.fm. E sì, perché quando facciamo podcast, quando facciamo video in remoto, quindi a distanza, la qualità audio e video, il flusso audio video che noi riceviamo, per ovvie ragioni, non può avere una qualità molto alta, perché dipenderà sempre dalla qualità di due connessioni internet, quella del nostro interlocutore e la nostra. Beh, strumenti come Riverside.fm permettono di risolvere questo problema, cioè ci consentono di registrare una traccia audio video in locale sul computer del nostro interlocutore, anzi su ogni computer di tutti i nostri interlocutori. Addirittura nel caso di Riverside.fm arriviamo fino al 4K. Quindi registriamo il flusso audio e video sul computer dell'interlocutore e soltanto dopo aver effettuato l'intervista quel flusso ci viene inviato. Quindi non dipenderà in alcun modo dalla sua o dalla nostra connessione a internet. In realtà, in particolare, Riverside.fm comincia a registrare, comincia a caricare il flusso già nel momento in cui stiamo registrando, ma finisce di caricarlo nel momento in cui l'intervista è finita, in modo da avere la qualità massima possibile, quindi non dipendente dalla connessione, lo ripeto, perché si registra sul computer, è come se ognuno registrasse il video per conto suo e poi tutti ve lo mandassero. Addirittura questo software effettua un backup automatico della registrazione, in modo che anche nel caso in cui saltasse la connessione, ci fossero problemi nel browser dell'interlocutore, loro ce lo possono anche inviare successivamente. Riverside tiene fino a 8 ospiti, quindi abbiamo anche la possibilità di intervistare più di una persona. Ed è molto interessante perché funziona tutto da browser, cioè non si deve scaricare nulla, né noi né i nostri ospiti, quindi la loro esperienza è comodissima. Addirittura, se hanno un iPhone, abbiamo a disposizione l'applicazione per iPhone, anche per iPad, che loro possono utilizzare per effettuare queste chiamate direttamente con il loro telefono. Ci dà la possibilità, ci dà una funzione che si chiama Magic Editor, Riverside.fm, che ci consente di riunire automaticamente tutti i video che noi realizziamo, cioè lui ce li manda separatamente, ma anche riuniti scegliamo noi, cioè possiamo ricevere ogni video separato in modo da poterli elaborare, oppure i video tutti uniti già pronti per la pubblicazione. Possiamo anche attivare la cosiddetta modalità producer, cioè possiamo fare in modo che dei collaboratori entrino nella registrazione senza essere registrati. Magari vogliamo soltanto registrare il nostro interlocutore e non noi stessi, oppure vogliamo fare da regia e registrare più persone senza registrare il nostro video. Bene, in questo caso possiamo farlo con la modalità producer, ma non è finita, perché la cosa veramente figa di Riverside.fm è che ci permette anche di andare in live streaming YouTube, Facebook, Twitch. Quindi non solo registriamo le tracce in locale alla massima qualità possibile fino al 4K, ma possiamo anche andare contemporaneamente in live, e dopo aver fatto il live streaming, chiaramente con la qualità del live streaming che non potrà essere elevatissima, possiamo prenderci le tracce separate e andare a rimontare il video e poi andarlo a ricaricare sulla piattaforma. Ultima cosa che vi segnalo, possiamo anche effettuare e registrare la condivisione dello schermo, quindi non solo i faccioni dei partecipanti, ma anche lo schermo. Giusto per darvi un'idea, vi voglio far vedere, vediamo se lo trovo, un video che ho già realizzato e fra poco vi farò vedere come abbiamo fatto a realizzarlo, dove vedete che ho i video dei miei interlocutori separati. Guardate, eravamo in 4 in questa prova, qui siamo su DaVinci Resolve, che ho usato poi per montare tutti i video insieme, e guardate la qualità massima che ho ottenuto. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Questi sono dei volontari che mi hanno aiutato nella realizzazione del video, e guardate, per esempio nel caso di Matteo, ve lo faccio vedere qua, guardate la qualità della sua registrazione, lui era a casa sua.
molto bene, stiamo approfittando di farli parlare un po' perché così successivamente vedremo come sono le loro vette. Davvero davvero interessante. Prima di entrare dentro Riverside vi faccio vedere anche la tabella dei prezzi, così avete un'idea di come funziona. C'è una versione gratuita, che è quella che ho usato io per effettuare il tutorial, che vi dà a disposizione 60 minuti totalmente gratuiti senza neanche la carta di credito per fare eventualmente le vostre prove, ma vi dico la verità, anche per registrare già un primo video completo in 60 minuti hai voglia, non c'è nessuna, tipo nessun marchio, nessun watermark, non c'è nulla, potete tranquillamente farlo, io l'ho fatto e vedete che i video che ricevete sono perfetti, vedete, non avete nulla che rimanda a Riverside, quindi eventualmente potete già utilizzare la versione gratuita per il vostro primo video e poi potete utilizzare le versioni che vedete che hanno dei costi ragionevoli sulla base del numero di ore mensili che volete registrare, $15 al mese e potete registrare fino a 5 ore al mese di registrazione, se no 15 ore al mese arrivate a $24, o se vi bastano poche ore ogni mese abbiamo $7.50, che è un po' meno degli euro. Ricordatevi che il cambio euro-dollaro è favorevole, favorevole per noi. Direi che questo è quanto, non abbiamo bisogno di altre introduzioni e buttiamoci sul funzionamento di Riverside.fm. Ed eccoci nella dashboard, nel pannello di controllo di Riverside, che ringrazio anche per essere gli sponsor di questo video. Voi non avete idea di quanto mi faccia piacere ricevere le proposte di sponsorizzazione delle applicazioni che già stimo, che utilizzo, che mi piacciono e che non vedo l'ora effettivamente di portarvi per raccontarvele. Quindi davvero grazie Riverside per permetterci di creare questi contenuti e anche altri contenuti gratuiti a disposizione di tutti. Dashboard di Riverside, quello che vogliamo fare, vedete che vediamo quanti minuti abbiamo a disposizione, che cosa abbiamo fatto di recente, insomma tutta una serie di cose che ci interessano relativamente. Quello che ci interessa è la possibilità di creare un nuovo studio, cioè l'elemento, il video di Riverside si chiama studio. Creiamo un nuovo studio, gli diamo un nome, per esempio un video molto bello, e decidiamo se vogliamo registrare soltanto l'audio perché magari stiamo facendo dei podcast, oppure anche il video. Io vi suggerisco di registrare anche il video se possibile, poi piuttosto anche se avete solo un podcast il video non lo usate, ma nel frattempo ce lo avete. Possiamo entrare subito nello studio oppure possiamo impostarlo per una data e un momento successivo. A prescindere dal fatto che vogliate utilizzarlo subito, vi suggerisco di passare sempre dal settaggio per un uso successivo, perché vi permette già da subito di impostare alcune cose. Ve le faccio vedere. Ancora una volta ci chiede se vogliamo utilizzare solo l'audio o anche il video. Ci chiede se vogliamo programmare la registrazione per una fase successiva, in questo caso non lo facciamo, e creiamo lo show. Gli diamo il tempo. Ed eccoci negli studio settings. Questa parte è molto importante. Nel caso in cui ve la perdiate, non vi preoccupate, perché vi basta andare a cliccare. Ah, mi sa che non l'ho salvato. Ah, sì, eccolo qua. Vi basta andare a cliccare sul video che avete realizzato, sullo studio che avete realizzato, per andare nuovamente negli studio settings. Quindi eventualmente lo potete fare anche successivamente. Qui possiamo impostare la sala d'attesa, la waiting room, quindi evitare che chiunque col link possa entrare nella nostra chiamata, adesso lo faremo. Possiamo scegliere la risoluzione delle registrazioni, chiaramente questo dipende anche dalle webcam che avranno i vostri interlocutori, il Full HD va benissimo, ma se volete e chi avete dall'altra parte può permetterselo, spingetevi anche al 4K senza paura, e in questo caso rimaniamo sul 1080p, quindi il Full HD, che va benissimo. Possiamo scegliere come gestire le registrazioni di backup. Perché? Perché lui ci manderà delle registrazioni separate alla qualità massima possibile,
ma le registrazioni di backup possiamo dirgli: mantienicele tutte in un unico file, tanto quelle mi servono proprio di scorta e nel caso mi vado a ritagliare io quella del mio ospite, oppure fammele in tracce separate. Vi dico la verità, io imposto sempre le tracce separate, anche perché questa cosa qua è fondamentale se vogliamo registrare anche lo schermo. Quindi ricordatevi, per registrare lo schermo dovete comunque dirgli internet backup, vedete, end screen share separato. Definiamo la qualità dell'audio, decidiamo eventualmente se andare a salvare i file anche in Dropbox e qui possiamo iniziare a invitare le persone. Vedete, copiamo il link e questo link, vi apro un semplice blocco note, questo link lo andiamo a mandare alle persone che cliccandolo si ritroveranno nel nostro studio. Vedremo fra poco com'è l'esperienza dello studio, non vi preoccupate. Eventualmente potete anche inviare le persone mandandogli una mail, quindi invite by mail, scrivete la mail e inviate l'invio, per esempio andrea.ciraulo@gmail.com, send invite. Vi faccio notare, è fondamentale, questa è una particolarità di Riverside, che voi potete inviare diverse tipologie di invito. Ospite, che è l'invito normale, quello che fareste di solito, quindi per partecipare all'intervista. Producer, cioè per chi deve gestire le cose ma non venire registrato o registrata, quindi il regista, anche voi nel caso in cui vogliate soltanto registrare il video dell'altra persona, e infine audience, per coloro che eventualmente devono soltanto guardare il video, guardare la registrazione, guardare quello che sta succedendo. Quindi guardo, intervengo senza gestire o gestisco senza intervenire. Avete capito bene? Pubblico, ospiti, regia. Chiaramente le stesse impostazioni le posso settare anche qui sotto per l'invio via mail. Una volta che ho inviato tutto alle persone, vado dentro lo studio. Clicco su Go to Recording Studio. Attenzione, questa parte è molto importante. Oh mannaggia, adesso mi ha bloccato la mia webcam, quindi andiamo a cancellarla. Andiamo a selezionare, questo è un problema di OBS, non è un problema di Riverside. Andiamo a selezionare la webcam, vi auguro di averne meno di me. In questo momento vi chiederà i permessi per entrare dentro il browser, vi chiederà di utilizzare la webcam e il microfono. Andiamo a scegliere il microfono, anche in questo caso vi auguro di averne meno di me, e mi raccomando, se possibile, in tutti i casi in cui possibile, chiedetelo anche ai vostri ospiti, andate a utilizzare, a selezionare e utilizzare delle cuffie per ascoltare i vostri interlocutori, come sto facendo io in questo momento. Non vi preoccupate, perché Riverside vi consente comunque di usarlo senza cuffia, ha un'ottima funzionalità di soppressione dell'eco. Funziona molto bene, però la qualità comunque ne risente un pochino, quindi se possibile utilizzate sempre le cuffie. Qual è il concetto? Il concetto di base è che se utilizzate le cuffie non ci sarà rientro nel vostro microfono o in quello degli interlocutori. Diversamente, l'audio che noi ascoltiamo dalle casse rientra nel microfono, e vi ricordo che essendo tutte le registrazioni separate, quindi ognuno avrà il suo flusso audio video, beh, il rischio è che quello che si sente nelle casse rientri nel microfono di ognuno con un fastidiosissimo effetto eco. Se volete che questa cosa la risolva Riverside, selezionate I'm not using headphones, altrimenti I am using headphones. Come nel mio caso, quindi io uso le cuffie, entro nello studio ed eccoci qua nella modalità
studio. Ora potete invitare le persone nuovamente e aspettare che le persone siano entrate per effettuare la registrazione. Io questa cosa l'ho già fatta perché ho già fatto dei test con degli amici, dei volontari molto gentili che si sono prestati da cavi e da laboratorio, e allora a questo punto interrompo la registrazione e vi faccio vedere il test che ho fatto insieme ai miei amici. Ed eccoci qua dentro la chiamata di Riverside.fm con i nostri tre meravigliosi volontari, dei quali poi vi linkerò i canali nella descrizione di questo video, e siamo pronti a fare un pochino di prove, vediamo come funziona questa applicazione. Intanto vi faccio vedere l'avviso che ci lascia Riverside qui in alto a destra. Lui ci dice: attenzione che adesso tu li vedi un po' male, ma poi nelle registrazioni che riceverai si vedranno meglio. Questo lo fa per ottimizzare la connessione e registra poi in locale tutti i loro video e i loro audio e ce li manda successivamente, ma questo adesso lo vediamo. Quindi chiudiamo questo avviso, vi faccio vedere soltanto, finché è ancora presente nella waiting room, che abbiamo un ospite ipotetico che sta aspettando di entrare. Non l'ho ammesso con grande maleducazione per farvi vedere come funziona la waiting room, la sala d'attesa, che si trova qui sulla destra, e vediamo che abbiamo i nostri partecipanti alla chiamata nella schermata centrale. Tra l'altro noi possiamo anche, guardate, ingrandirne, vedete, alcuni e rimpicciolirne degli altri. Cliccando sul più gli si dà, diciamo, una priorità, e poi cliccando sul meno li si rimpicciolisce, quindi non è che si ingrandisce uno per volta, ma possiamo decidere quali hanno priorità e quali no. Nella registrazione questa cosa non cambia nulla, cioè serve solo a noi per poterli vedere meglio. Le registrazioni saranno tutte separate e tutte alla stessa dimensione, o meglio alla risoluzione della loro fotocamera o webcam. In questo momento loro, alcuni stanno usando una webcam, alcuni una fotocamera. Questo ci permetterà anche poi di vedere le diverse qualità dei diversi video. Qui in alto vediamo il nome dello studio, abbiamo la possibilità di invitare ancora delle persone ricevendo eventualmente il link per l'invito, la mail, tutto quello che abbiamo visto in precedenza. Vediamo lo status, cioè a che punto si trova la nostra registrazione, se è stata già caricata su internet o se ancora deve essere caricata. Quando inizieremo a registrare, questa spia sarà molto importante, perché ci dice: attenzione, tieni ancora aperto il browser perché devo finire di caricare eventualmente il tuo video o il tuo audio. Qui sulla destra abbiamo alcune informazioni, vedete, sul nostro microfono, sulla qualità della nostra webcam. Vediamo le classiche barrette verdi del microfono che sta ascoltando il nostro audio, ma molto importante e interessante, abbiamo anche le informazioni sui nostri ospiti. Quindi vediamo che Sandro, mettiamoci la voce, sta registrando anche lui in Full HD, così come Matteo, la tua scuola del videomaking, così come Luigi Training, tutti Full HD. Vediamo quale microfono stanno usando, questa cosa è fondamentale, perché così almeno noi non dobbiamo dirgli: senti, ma hai selezionato il microfono giusto, stai usando il Blue Yeti piuttosto che il mixer, ma ce ne accorgiamo direttamente noi. Andando sul menu abbiamo la possibilità eventualmente di compiere delle azioni su di loro, per esempio smutarli. Adesso loro sono tutti mutati, vedete. Abbiamo una chat, in questo caso, che è stata lanciata da Riverside, ma che anche noi possiamo utilizzare per comunicare privatamente con i nostri ospiti. Per esempio gli scrivo, se mi rispondete facciamo vedere anche che arrivano le risposte. Quindi con questa chat, eccoli qua, con questa chat loro comunicano insieme a noi. Abbiamo la rotella con le impostazioni per andare eventualmente a modificare alcune delle impostazioni, ma che abbiamo di fatto già visto, sono le stesse che abbiamo visto in precedenza. In realtà sono un po' di meno, cioè alcune cose non sono presenti nei settings quando siamo dentro lo studio. E poi abbiamo nuovamente le impostazioni per andare in live streaming. Non credo di dovervi spiegare le funzioni qui sotto, quindi il microfono, lo speaker per attivare e spegnere, così come la telecamera, così come il tasto per terminare la chiamata. Direi che sono tutti abbastanza scontati. Andiamo a condividere lo schermo, selezioniamo lo stesso schermo sul quale stiamo lavorando, clicchiamo su condividi.
Ecco che siamo in condivisione, mi confermate con un ok che vedete lo schermo condiviso? Perfetto, vedete che loro lo stanno vedendo, ovviamente adesso c'è l'effetto matrioska perché stiamo condividendo se stesso, l'ideale in questi casi sarebbe utilizzare più schermi se possibile. Una volta che abbiamo fatto tutte queste cose direi che siamo pronti, vedete che ho rimpicciolito lo schermo così non mi dà fastidio nella mia visualizzazione, a questo punto siamo effettivamente pronti per iniziare a registrare. Nel momento in cui clicchiamo su Start Recording, ve lo faccio vedere, dovrebbe cominciare, se ricordo bene, eccolo qui, un conto alla rovescia che dovrebbero vedere anche i nostri ospiti, infatti vedo Sandro che mi fa segno, ed ecco che adesso stiamo registrando il nostro podcast o il nostro video. Loro che tanto educatamente erano rimasti mutati fino adesso si possono sbloccare e salutarci. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Bene, allora facciamo qualche prova super velocemente. Ciao Matteo, come stai? Bene. Come si chiama il tuo canale? Il lato oscuro del videomaking. E di che cosa parla? Storia su vari software per chi vuole provare a fare questo pazzo lavoro del videomaker. Molto bene, stiamo approfittando di farli parlare un po' perché così successivamente vedremo come sono le loro registrazioni. Ciao Luigi, come stai? Con te stiamo sempre bene ed è sempre un vero piacere, guarda. Esagerato, di cosa parla il tuo canale? Anche io faccio tutorial del software in generale, diciamo, imparo molto da te e poi espongo. Grande, ma anche io imparo da te, per esempio ho imparato da te come pubblicare i video senza metterli nel feed delle persone, ti ricordi? Grande Luigi, grazie. Sandro? Ciao Andrea, cosa Ciao. Vuoi sapere da me? Cosa... Che cos'è Mettiamoci la voce? Spiegami un po'. Mettiamoci la voce è un podcast e un posto bellissimo dove imparare a conoscere la propria voce per comunicare meglio. Fantastico, allora grazie a tutti e tre, poi vi ricordo che vi linkerò i loro progetti se siete curiosi e vi voglio far vedere che qui sulla destra abbiamo delle informazioni sulle registrazioni. Vedete che abbiamo la dimensione di ogni registrazione incluso quanto è già stato caricato e quanto no. Per esempio vediamo che no, più o meno tutte le nostre connessioni vedete che sono abbastanza accettabili. Se qui ci fosse una connessione che magari va più a rilento noi vedremmo, attenzione perché, aspettate che mi ingrandisco così mi vedete bene, noi vedremmo che in alcuni casi magari la connessione sta facendo fatica a caricare i video, ma non è un problema. Perché? Perché i video saranno caricati poi successivamente. Ricordate sempre ai vostri ospiti di non chiudere il browser finché non glielo dite voi. Per esempio adesso gli diciamo: ragazzi, ora sta finendo il video, voi non chiudete il browser finché non ve lo dico io. Qui sopra vediamo lo status nel dettaglio della nostra del nostro video, vedete, e ognuno vedrà il suo, così come vediamo che stiamo registrando. A me sembra che abbiamo fatto tutto. Lato utenti, c'è qualcosa che voi volete aggiungere? Mi sembra molto interessante appunto la possibilità di sapere tramite quale hardware uno stia streamando, per il resto nessuna domanda. Guardate, facciamo una cosa, mentre ci sono ancora loro, apriamo un altro browser, per esempio apriamo Firefox ed entriamo anche noi come ospiti, così vediamo qual è l'esperienza d'uso degli ospiti. Ho copiato il link d'invito, sto entrando in qualità di ospite, ora sicuramente ci saranno milioni di conflitti con tutte le cose che posso usare. Richiediamo il permesso della fotocamera. Diamolo, speriamo che non vada in conflitto quello che stiamo usando, ok, consentiamolo, bene, sembra funzionare, diamo un nome, Andrea 2, questa qua è l'esperienza d'uso che avranno i vostri ospiti, stiamo utilizzando ancora le cuffie, consentiamo, vediamo, ma cavoli, ci dice aveva problemi col connecting, ho fatto un ricarica pagina per vediamo se va meglio, grazie funzionare. Matteo, prego, ci dice che dobbiamo usare Chrome. Aspettiamo un attimo, no niente, allora proviamo a farlo con Google Chrome, vediamo se Fai riesco con la navigazione incognito. Infatti vediamo se riesco con la finestra in incognito. Voi sapete che a me piace in questi tutorial anche esplorare insieme a voi.
richiediamo il permesso della fotocamera, consentiamo. Quella cosa lì potrebbe mandare qualcuno in confusione. Ricordatevi che bisogna sempre cliccare su require permission, ditelo anche ai vostri ospiti. Direi che ci siamo. Qui come speaker mettiamo degli speaker che non vanno da nessuna parte, e come microfono anche mettiamo magari un microfono che non si senta. Eccolo qua, perfetto. Andrea 2, entriamo nello studio. Vedete che stiamo aspettando che l'amministratore ci accetti, facciamolo. Eccolo qui Andrea, ammettiamolo. Guardate che sta arrivando. Ed ecco qua il nostro Andrea, arrivo subito Sandro. Sì. Ecco qui l'altro ospite che è entrato. Fammi soltanto finire Sandro di mostrare questa cosa. A questo punto, lato ospite, vedete che io ho più o meno gli stessi controlli che vedevamo prima lato amministratore, naturalmente un pochino meno, cioè non posso fare tutto quello che può fare l'amministratore, vedo soltanto alcune delle cose che vedevamo prima, però come vedete è molto intuitivo. Dimmi Sandro. Numero massimo di ospiti. Guarda, mi sembra che siano 8 se non sbaglio, o 10, non lo so, ma chi ha visto il video probabilmente lo ha già sentito perché lo avrò detto nella parte che registrerò dopo. E tempo di durata della chiamata? Dipende dal tipo di piano che hai fatto, dal piano che hai sottoscritto, dall'abbonamento, ma è abbastanza tutto facilmente visualizzabile, ricercabile. Fatemi chiudere l'altro Andrea, quindi andiamo a uscire con questo Andrea, hang up, usciamo dalla chiamata, leave. Vedete che adesso lui ci dice attento, aspetta che sia tutto caricato, adesso è stato caricato, quindi posso chiudere il browser, anche lato ospite, e andiamo a terminare la registrazione con questi ospiti. Quindi chiudiamola. Vedete che adesso lui dice, guardate che stiamo caricando. Sto caricando anche loro, vedete che mi dice chi ha caricato e chi no. Sandro ha caricato, Matteo ha caricato, Luigi ha caricato adesso. Quindi adesso io posso dire loro, lo vedo qui in basso a destra, ragazzi è tutto finito, potete andare, mentre il mio video sta ancora caricando. Vedete, siamo a 312 mega su 318, perché la mia connessione evidentemente è più debole della loro. Ecco qua, adesso è caricato anche il mio video, tutto fatto, tutto pronto e ci siamo. Ottimo ragazzi, a posto. Allora io vi super ringrazio, aspettate che vi metto grandi i vostri bei faccioni, eccovi qua, vi ringrazio un sacco, alla prossima, un abbraccio, ciao ciao, ciao Andrea, ciao, Andrea. Ed eccoci tornati nella dashboard del nostro riverside.fm. Andiamo a vedere le nostre registrazioni, andiamo a vedere che cosa abbiamo realizzato. Lo studio che avevo creato, quello che abbiamo utilizzato insieme era questo, si chiama Tutorial. Andiamo a cliccarci sopra, possiamo anche eventualmente utilizzare le scorciatoie che vedete qui sotto, cambia veramente poco. Ed ecco che ci ritroviamo tutte le nostre registrazioni. Quindi abbiamo quelle che abbiamo realizzato insieme con Sandro, Luigi, Matteo, la mia, poi abbiamo quella che ho realizzato con l'altro account, vedete, così come abbiamo la registrazione dello schermo, guardatela qui sotto. Tutto quello che vogliamo fare in questo caso è andare a scaricarci i video che ci servono, oppure gli audio, se vogliamo gli audio in formato WAV, quindi alla massima qualità possibile. Scarichiamo questi, eventualmente potremmo volerli, per esempio se stiamo realizzando un podcast senza il video, oppure possiamo andare a scaricare i video in MP4 o i video in constant frame rate, che è la versione che vi suggerisco per evitare i problemi di audio drift. Cosa sono i problemi di audio drift? A volte questi software registrano delle tracce che non hanno perfettamente la stessa lunghezza, magari di pochissimi fotogrammi, ma questo può creare soprattutto sulle lunghe registrazioni dei problemi. Beh, ho chiesto proprio a Riverside, ma a voi succede questa cosa? Anche voi avete problemi di audio drift? E loro mi hanno detto, ce li hanno segnalati e li abbiamo risolti permettendo di scaricare il video con il frame rate costante. Quindi in questo caso andiamo a scaricarci questi 4 video.
per semplificare, eccone uno, per semplificare scarichiamo soltanto i tre ospiti e il mio video, in modo da ad essere un pochino più veloci nella realizzazione del tutorial. Vedete che sto scaricando tutti i video, il mio Chrome li sta scaricando, questo è anche il mio stesso video di me stesso, ecco fatto. Perfetto, eventualmente possiamo andare a scaricare l'MP3 di backup, non c'è motivo, meglio scaricare il WAV, però eventualmente possiamo fare anche quello, oppure possiamo andare a cancellare la, la registrazione. Attenzione, possiamo anche, e in alcuni casi potremmo volerlo fare, scaricare le registrazioni internet, cioè abbiamo delle registrazioni di backup, quindi il backup del backup del backup, nel caso in cui qualcosa va storto nel caricamento dei file dei nostri ospiti. Ipotizziamo ad esempio che un ospite non carica il file, chiude il browser e non riusciamo più per qualche motivo ad andare a recuperare quell'ospite e dirgli: senti, ma ricaricami la tua registrazione, perché anche se lui commette un errore la registrazione rimane comunque salvata e ha anche la possibilità di caricarla manualmente. Beh, se tutto questo non va in porto, allora possiamo comunque andare a scaricarci le registrazioni, eccole qua, di scorta, che sono state registrate mentre realizzavamo il video. In questo caso chiaramente la qualità non sarà la qualità locale, ma sarà la qualità di una chiamata internet. Poi, che cosa vi voglio far vedere? Vi voglio far vedere il Magic Editor, guardate, che ci permette di unire automaticamente le nostre registrazioni. Guardate, togliamo questa qua di Andrea, teniamo soltanto le quattro principali, clicchiamo su Next, guardate il video finale, possiamo togliere il rumore di fondo, possiamo normalizzare gli audio dei partecipanti, sono due funzioni molto interessanti, tant'è che non so se sentivate che c'era un bel rumorino di fondo, non so in quale dei loro microfoni. In questa maniera si toglie tutto il rumore di fondo, si normalizza il come si dice, il volume. Andiamo a cliccare su Next. Decidiamo se vogliamo riempire tutto lo schermo o mantenere il formato originale dei loro video. Clicchiamo su Next. Eventualmente possiamo aggiungere il nostro logo al video finale, scegliere la posizione del logo e anche aggiungere uno sfondo al video. In questo caso non ce ne dovrebbe essere bisogno perché i quattro video riempiono più o meno tutto il video finale. Clicchiamo su Next ancora una volta. Scegliamo la qualità del video, in questo caso per esempio noi abbiamo 4 video in Full HD, quindi potremmo decidere di esportare il video finale in 4K. Adesso non lo facciamo per evitare di sovraccaricare troppo la mia connessione poi nel doverlo scaricare, e gli diamo un nome, un video molto bello. Clicchiamo su Finish. E ecco che Riverside ci sta creando il video composto. Torniamo nella dashboard e vediamo che adesso qui in Composed Track abbiamo il video che sto realizzando. Quindi praticamente lui ci prende tutti i video alla qualità massima, con gli audio alla qualità massima, e ce li mette tutti insieme. Ecco fatto. Adesso dovremmo aspettare che lui finisca di elaborare questo video, poi magari lo scarico e ve lo faccio vedere più avanti durante questo tutorial. Quindi abbiamo fatto tutto, abbiamo, ops, studio settings non ci serve, abbiamo scaricato le registrazioni, guardate, intanto sono arrivate, ho fatto in tempo a scaricarle, eccole qui, abbiamo scaricato le registrazioni video, abbiamo creato un video composto, siamo pronti per dare un'occhiata a tutto quello che abbiamo tirato fuori da questo Riverside. Bene, abbiamo terminato di comporre il compositing del nostro video generale, quello che ha racchiuso tutti i singoli video. Io l'ho già scaricato ed ecco qua il risultato, perlomeno delle cose che abbiamo scaricato. Ho aggiunto anche la registrazione dello schermo, che avevo dimenticato di scaricarla poco fa. Andiamo prima a vedere il nostro video composto. Guardate che qualità, guardate ogni singola fotocamera.
sei che ci siamo. Stiamo tutte come se fossimo in presenza. Facciamolo. Più o meno gli stessi controlli. Registrerò dopo. Apriamo fatto usando. Ma non è un problema. Stavo cercando dei momenti in cui parlano loro. Cosa vuoi sapere da me? Cosa? Che cos'è Mettiamoci la Voce? Spiegami un po'. Mettiamoci la Voce è un podcast e un posto bellissimo. Ed ecco qua, questo è il risultato del video composto. Tutte le risoluzioni sono quelle che ci aspettavamo, quindi in questo caso abbiamo il Full HD, ma anche negli altri casi. Andiamo a vedere la registrazione dello schermo. Eccola qui. Anche in questo caso abbiamo, vedete, un Full HD. E poi andiamo a vedere le singole registrazioni. Vedete che la qualità è molto molto alta. Guardate in questo caso Luigi. È esattamente la qualità che avrebbe se si fosse registrato da solo. Matteo, che stava usando, credo, una scheda di acquisizione o una webcam di qualità eccellente. E Sandro, infine. E ovviamente il mio. Del nostro video, vedete, sono un milione di conflitti con tutte le cose. Aspettiamo un attimo. Questo è quello che ci butta fuori Riverside e adesso voglio andare insieme a voi per concludere a vedere anche come mettere insieme tutti questi pezzi. E per concludere andiamo a vedere che cosa ci facciamo con tutti questi file che abbiamo scaricato da Riverside. Lo facciamo con DaVinci Resolve, un video editor. Vi linko la guida completa se non conoscete DaVinci Resolve, è gratuito, è un video editor strepitoso davvero, che vi suggerisco di utilizzare, molto professionale, ma le stesse identiche cose che io farò adesso con DaVinci Resolve voi le potete fare con qualsiasi video editor esistente al mondo. Andrò anche un pochino velocemente perché non voglio farvi il tutorial su come si fa editing, insomma è giusto per darvi un'idea di quello che si potrebbe fare. Sempre per velocizzare prendiamo soltanto i quattro partecipanti alla videochiamata, li importiamo con il loro video in DaVinci Resolve, siamo nella scheda edit e partiamo con l'importare nella timeline i singoli video. Quindi Andrea, abbiamo Luigi, abbiamo Sandro e abbiamo Matteo. Perfetto, vi faccio notare già una prima cosa interessante, ovvero che i video che abbiamo scaricato partono tutti con del nero fondamentalmente. Questo credo che sia dovuto al fatto che Riverside utilizza questo stratagemma per averli tutti sincronizzati, cioè per fare in modo che ogni video sia sincronizzato con tutti gli altri. Andiamo a guardare semplicemente dalla traccia sonora, dalla mia in questo caso, dove partiva la registrazione vera e propria. Ci posizioniamo nel punto giusto e magari andiamo anche avanti finché non si vedono i frame. Andiamo a zoomarlo un po'. No, partiamo proprio da qua, dai, partiamo dall'inizio della registrazione, selezioniamo tutto, andiamo a tagliare tutta la parte precedente e la cancelliamo. Benissimo. Ed ecco che adesso stiamo registrando il nostro podcast o il nostro video. Perfetto, adesso che abbiamo la nostra registrazione così come la vogliamo, beh, per completezza magari andiamo anche alla fine del video e facciamo la stessa cosa. Chiudiamola. Ecco qua. Facciamo che si chiude qua, selezioniamo tutto, tagliamo la parte finale, andiamo a cancellare i video. E ora che cosa farei io? Fondamentalmente, in base a dove vedo le tracce audio di chi sta parlando, vado a mostrare quella persona. Quindi, per esempio, in questo caso vado a togliere tutti coloro che non sono me. Vedete? E parto in questa maniera. Qui mostriamo questo che è Sandro, eccolo qua, no, Matteo. Qui mostriamo il saluto di Matteo, per esempio, così togliamo la calamita di DaVinci, andiamo a tagliarci Matteo,
in questa maniera, poi mostriamo, eccolo qua, Sandro, ce lo tagliamo qua, togliamoli così, uno e due, ripeto, il tutorial non è su DaVinci, è solo per avere un'idea di come funziona la cosa, e poi anche, ops, ecco qua, anche Luigi, che ci spostiamo via. Perfetto, quindi partiamo qui da Matteo, riattiviamo la calamita. Facciamo così. Facciamo così, vedete che sto regolando tutti gli audio. Per esempio, guardate l'anteprima, eh. Sbloccate e salutateci. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Bene. Avete visto il risultato? La stessa cosa la facciamo per tutto il resto, quindi... Il primo che aveva parlato forse era Matteo, se ricordo bene. Eccolo qua, vedete? E quindi qui ci prendiamo Matteo. Io ho messo me sotto perché in questa maniera la mia traccia la lascio sempre lunga e devo lavorare soltanto su quelle che si sovrappongono alla mia. Quindi ogni volta che Matteo parla lo tengo in questa maniera, così, così. Qui lo tolgo. Ah, adesso vi faccio vedere una cosa che ho fatto. Ok. Qui voglio farlo riprendere e qui lo tolgo di nuovo. Via il nostro Matteo. Soltanto che qui sotto c'era una parte di suo parlato, quindi vado a staccare momentaneamente il video e l'audio. E faccio così, il suo audio qui lo mostro tutto per intero. Ecco fatto, e ora vado a ricollegare il video e l'audio. Guardate il risultato finale. Ciao Matteo, come stai? Bene. Come si chiama il tuo canale? Il lato oscuro del videomaking. Di che cosa parli? Tutorial su vari software per chi vuole provare a fare questo basso lavoro del videomaker. Molto bene. Avete visto il risultato finale? Molto molto interessante. Peraltro, con tutti gli editor video, se voi scollegate l'audio dal video, eventualmente potete andarvi anche a regolare, ok, nel caso in cui l'audio e il video non siano perfettamente sincronizzati. Chiaramente io così ho esagerato, voi dovrete zoomare molto e andare casomai a spostare un pochino avanti o un pochino indietro la traccia audio. Avete capito il concetto? Avete capito quello che ho fatto? Quindi sto mantenendo le varie clip sulla base di quando parlano i miei ospiti. Naturalmente la stessa cosa adesso dovrei farla per tutti gli altri per tutta la durata del video, oppure dovrei andare magari in alcuni momenti del video, adesso lo farò in maniera molto, come dire, molto grezza, dovrei andarmi a prendere, vedete, tutti i video e me li dovrei andare a riposizionare nei momenti in cui li voglio mostrare tutti, come in questo caso, vedete? Adesso lo sto facendo chiaramente molto molto male, però diciamo che abbiamo capito il concetto, no? Dovremmo fare una roba di questo tipo nel caso per tenerli tutti insieme nella stessa schermata. Naturalmente, avendo i video separati, abbiamo la libertà di fare quello che vogliamo. Cioè possiamo magari mantenere dei primi piani, poi magari mostrare due persone, poi mostrarne tre, poi di nuovo una, poi tutte insieme. Insomma, abbiamo la libertà di fare quello che ci pare perché abbiamo i video in formato separato. E questo è tutto, ancora grazie a Riverside.fm per questo contenuto sponsorizzato che ci consente di produrre contenuti gratuiti per la community. Vi dico la verità, in questo caso il tutorial lo avrei probabilmente fatto lo stesso perché il tool, lo strumento è davvero molto molto interessante. Sapete che mi piace portarvi le cose che vi consentono di creare dei contenuti migliori e credo davvero che Riverside sia uno di questi. Vi ricordo i link nella descrizione all'applicazione, mi raccomando utilizzate quelli per scoprire questo strumento molto interessante
interessante, mettete nei commenti le vostre considerazioni, le vostre riflessioni, eventuali domande che avete in merito. Insomma, se volete aggiungere contenuto al mio video, sapete che per me è molto importante e cuoricizzo tutti i commenti che aggiungono del contenuto al video. Da parte mia, ci vediamo su sciraulo.me per tutte le cose che faccio. Se volete conoscerle tutte, sono raccolte da quelle parti. Io vi ringrazio, vi do un abbraccione gigantesco e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!